Questa mattina il quotidiano La Sicilia titola «Questa non è una regione per turisti», riferendosi alla problematica dei concerti e del Taofin Festival. Per l'Etna invece com'è? L'Etna è una località che sicuramente accoglie i turisti dal punto di vista ambientale. E ci dobbiamo sforzare di fare leggermente di più per ciò che attiene all'accoglienza per quanto riguarda i servizi, ma io dico che siamo sempre sulla buona strada, bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. La quantità di neve è quella giusta che ci dovrebbe essere in questo periodo, anzi ce la dobbiamo augurare ogni anno e sono molto contento che ci sia questo tipo di neve, questa quantità, in queste quantità, così da poter aprire gli impianti in questo momento funzionano, si può sciare sull'Etna. Certamente abbiamo avuto un giorno di trepidazione nel momento in cui dopo l'emergenza abbiamo riaperto la stazione e avevamo qualche mezzo guasto, ma devo dire che prontamente sia il sindaco metropolitano Enzo Bianco che gli operai si sono messi subito a disposizione. Da 3 giorni si lavora ininterrottamente 24 ore al giorno per riuscire a liberare i parcheggi. La situazione già stamattina è ottimale per poter accogliere quelli che saranno i turisti e i visitatori dell'Etna nel fine settimana, del prossimo sabato e domenica. Certamente bisogna mettere a regime ancora meglio quelli che sono gli interventi da effettuare e soprattutto bisogna guardare alle prossime stagioni con l'acquisto di nuovi mezzi per lo spalamento della neve. Siamo da Malta, siamo qui un paio di giorni in vacanza e questo per noi è una meraviglia, a Malta non c'è neve, allora questa è qualcosa stupenda. Etna è molto famosa e molto bella. Prima di venire qua già abbiamo visto su internet che è una bellissima zona. Sull'Etna mezzo metro di neve non è una calamità, però da noi sì, perché non abbiamo i mezzi idoni, perché non abbiamo i mezzi revisionati, perché non si vede un mezzo nuovo da quand'è che c'era presidente Nello Musumeci, poi qualche altro mezzo è stato comprato dopo da Lombardo, ma sono mezzi piccoli. Cioè un mezzo idoneo per salire sull'Etna e spalare la neve non esiste, non si pensa alla revisione, non si pensano ai meccanici, non si pensano a un... non hanno fatto neanche un impegno di spese per questi ragazzi della Pubblici Servizi che li dobbiamo elogiare perché hanno lavorato notte e giorno senza il supporto di nessuno, cioè queste persone che ci gestiscono della città metropolitana non hanno neanche idea di quello che è l'Etna. Non hanno idea, seduti dietro una scrivania, quello che succede in una nottata di bufera, senza mezzi e col pericolo che queste persone non sono degli animali, sono persone, stiamo parlando, rischiano la vita per 32 attività commerciali sull'Etna.